nostro viaggio negli States oggi ci porta a Filadelfia. Filadelfia, che è la culla della democrazia degli Stati Uniti, è anche una delle città più raffinate della costa est. Devo dire, un'atmosfera totalmente differente da quella che abbiamo trovato ad Atlantic City, perché laddove tutto era finto e ricostruito, a Filadelfia è per lo più originale. Ardite architetture moderne si uniscono a palazzi imponenti di gusto più storico, fanno da sfondo a questa piazza dedicata ai più grandi giochi da tavola, i più conosciuti, dal Monopoli agli scacchi, alla dama, al bingo e persino al domino. Vediamo l'altra faccia di Filadelfia, che non è soltanto piccole strade e appartamenti old fashion, ma è anche una grande città dove pulsa anche l'identità della stessa nazione. Qui nasce la Costituzione, qui nasce George Washington, la bandiera americana, la bandiera della libertà. Del resto, per i cinefili, Filadelfia è la città di Rocky Balboa, non certo quella di Benjamin Franklin. I walk the avenue till my legs feel like stone. I heard voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain. Streets of Philadelphia. Filadelfia ama l'arte, il design, la grande architettura, è una città molto elegante e questo è un posto tra i più glamour che abbiamo trovato a Filadelfia. È una galleria d'arte privata che però lavora coi giovani, si chiama FUEL ed è l'acronimo di una parola complicatissima che non riesco a dire, però sicuramente è interessante il titolo e la mostra che troviamo. Il titolo è The Heart of Cannes, che significa sia l'arte dell'alluminio, ma significa anche l'arte del possibile, del poter fare. Dopo tanta cultura, ragazzi, cioè non potevamo non venire qua al museo per vedere la statua di Rocky. Dico, del resto, la statua di Rocky, come anche la statua di Freddie Mercury, sono due riferimenti pop assolutamente imperdibili. E dopo anni abbiamo svelato il mistero di Rocky. La scalinata erano, sì e no, una ventina di gradini. Ce la può fare chiunque, io non ho neanche il fiatone. Certo, l'ho anche fatta a puntate, eh.